È arrivato Fiorentino. Buonasera e ben ricollegati dall'Avion. Auguri, perché oggi è l'Immacolata e allora la Platinum deve continuare, perché ci sono tante partite ancora da giocare in questo girone. Oggi però non si segue la giornata numero 11. Nella settimana numero 11 la Platinum recupera e di fronte ci sono di nuovo Cani Sciolti Zemallandia, così come due settimane fa, perché lo ricordiamo, la settimana scorsa la Platinum non ha giocato a causa di Juventus-Napoli in programma. Allora si torna in campo dopo due settimane, c'è tantissimo, c'è un clima incredibile perché è arrivato Fiorentino per lo Zeman con 30 minuti di ritardo. E allora Cani Sciolti 19 punti, Peñarol 17, perché nella sconfitta dei Cani Sciolti anche Peñarol sono caduti e l'hanno fatto in maniera clamorosa contro il Milano. Il Benevento a 17, il Milano ne ha 13, il Nizza 8 in 7 partite, una partita in meno, a 6 partite con 7 punti c'è lo Zeman, che prova ancora a rincorrere questo sogno Champions, il quinto posto per giocarsela con la sesta della Star, ma soprattutto c'è il quarto posto nel mirino a 5 partite, anzi 5 punti con 2 partite in meno, quindi sulla carta, vincendo due recuperi, lo Zeman in questo momento è al quarto posto e zona Champions. C'è anche la Samp che giocherà dopo ci saranno le altre due partite con Benevento Nizza, altra partita importantissima, ma soprattutto Samp Peñarol. E allora, nell'ultimo match, nell'ultima affronto tra queste due squadre, i Cani Sciolti hanno perso 3-2 contro lo Zeman, subendo la prima sconfitta stagionale, e per un attimo si sono veramente spaventati perché potevano perdere il primato, ma è caduto anche il Peñarol. E allora le formazioni sono, occhio Vittorio Enrico da qua, sono le stesse 14 persone che si sono affrontate due settimane fa, perché ora è arrivato anche Fiorentino. Intanto Bonito, e allora lo Zeman con Moglio, Fiorentino, Cicchitto, D'Alessandro, Bifaro, Como, Vittorio Enrico, i Cani Sciolti, Musella, Grasso, Bonito, Del Core, Bocchetti, Derrico, Pacciarelli. Eh sì, c'è una novità, non c'è Cicchirotto, D'Amizio, avanti, ma c'è Pacciarelli. Vittorio Enrico calcio a Musella sabato. E allora conclusione di Bifaro, dunque problemi per Vittorio Enrico, che ha girato la caviglia, protagonista nel match di andata, anzi di ritorno, che sulla carta è questa l'andata, che si recupera, ora ve lo dico subito. Intanto Grasso calcia, deviazione, Moio, anche lui grande protagonista nel passato match, si recupera la seconda giornata, che ricordiamo lo Zeman si è iscritto dopo molte partite. Intanto Como sinistro, angolo, soffrono i Cani Sciolti, D'Alessandro, Musella la incolla ai guantoni, vediamo se riparte, va da Pacciarelli, vediamo se allarga, Paccia, buono in movimento, pallone dietro, Del Core che apre a Grasso, vediamo, c'è Bonito, tocco per Derrico, anticipato a Fiorentino, Grasso, Bonito, Fiorentino, Bifaro, gioca al Como, ancora Bifaro, pallone di là verso Vittorio Enrico, va d'esterno, Murato, calcio d'angolo, parte il pallone, Grasso mette il pallone avanti, Cicchitto, palla lunga, Del Core, controlla, allarga, una cannonata verso Bonito, verso fantacalcio, vabbè, ma io perdo sempre a fantacalcio, non è che è una novità. Bello il pallone di D'Alessandro per Vittorio Enrico, che cerca la porta, mamma mia, entra Di Maro, esce Derrico per i Cani Sciolti, molto concentrati in vista anche la sconfitta di 3-2 subita, unica contro lo Zemallandia. Bonito, Di Maro, Pacciarelli, tutto chiuso, si ricomincia, Bocchetti per Grasso, carica il sinistro, va da Alessandro, Cicchitto, ancora da Alessandro,
Palla larga, Fiorentino, vediamo di chi è l'ultimo tocco, rimessa, cani sciolti. Musella, parte il lancio, cercare Bonito, che passa Bonito sul fondo, ora è sul fondo, mamma che occasione, Bonito. Bifaro lì in mezzo, Frotò a tre, perde la sfera, Bocchetti, tocco impreciso, spara via da Alessandro. Molto tattica la partita, sempre 0-0, ci avviciniamo a metà del primo tempo. Il pallone viene perso, Enrico di frusta d'esterno, 1-0, sempre lui per lo Zeman. Bocchetti, 1-0, sblocca ancora Enrico, anzi Enrico come all'andata. E allora il pallone che non passa, la rimessa è per lo Zeman. Provano i cani, Pasciarelli, bella la giocata di Di Maro, Bocchetti sinistro, angolo, vediamo Pasciarelli, palla rasoterra, rimane lì, sterno e la rete, Moglio, Bifaro, lancio del cuore, di testa, Bonito, controlla, Bocchetti, d'esterno, non trova però Di Maro. Si va da Fiorentino, che sfida e salta Pacciarelli. Enrico vince il duello, doppio, Como, occhio alla conclusione, D'Alessandro, Bifaro, tocco per Enrico, il ritorno D'Alessandro, Cicchitto in difficoltà col fisico, c'è fallo, ottima protezione di palla di Cicchitto, e allora Fiorentino. Enrico, attaccato a Di Maro, Cicchitto mette fuori, Pacciarelli, Di Maro, controllo, Paccia che cambia, Bocchetti, Grasso, va in verticale, Como, recupera, Bonito, gran recupero, Bonito, palla sul sinistro, Cicchitto, respinge, Como, soffre lo Zeman, grande! Protezione di Bifaro. Chiama la palla ad Alessandro. Errata. Faccia. Bonito. Tocco per Di Maro. Occhio perché D'Alessandro conquista. No, calcio d'angolo. E allora Di Maro. Parte il cross. Colpo di testa di D'Alessandro. Proprio lui il più basso. Ancora dentro. Moio male. Paccia non riesce a calciare, Fiorentino subisce una carica. Bifaro. Tocco dell'arbitro, allora Di Maro. Contro Como, due su di lui. Di Maro prova ad accelerare, finta. Scarica per Bocchetti. Finta il tiro, attaccato da tre, riparte da Musella. Como in pressione. Grasso, un po' di campo. Finta al sinistro. Paccia non passa, Grasso male, Enrico con la spalla sulla schiena, c'è fallo, col destro e c'è il pareggio di Pacciarelli, diagonale precisissimo, Moio non poteva nulla, è 1-1, pareggiano i cani sciolti, occhio alla bomba di Vittorio Enrico sul muro, è importante per i cani sciolti trovare il pari. Nell'arco del primo tempo, ma vediamo. Fiorentino si allunga troppo. Del cuore. Sfida Como. Vada Pacciarelli, c'è Bocchetti, pallone a metà, poi Bocchetti. Rientra Bocchetti, cerca il destro, deviato da due, Grasso controlla, parte il sinistro. Segnato un gran gol all'andata, Peppe Grasso. Riprova ancora col sinistro, palla per bello il triangolo, Cicchitto rinvia del cuore, Enrico attaccato da Bifaro, Enrico va, poi però esagera, Como per Enrico, alto,
Enrico, grasso, tocco impreciso del core, prova ad accorciare, sale lui, passa, triangolo che non si chiude, Enrico mette il piede due volte, passa lo Zeman, vittoria Enrico, finta, occhio al sinistro, fondo, lo copre bene grasso, Bonito, anzi Bocchetti, ora Enrico, larga del core, occhio al destro, può provare, ecco la bomba. Pacciarelli, batte lui, occhio del core, palla forte, Fiorentino, va in verticale, Enrico protegge, palleggia, d'esterno, tacco di Enrico, sbaglia del core, poi Fiorentino non col suo piede preferito, va col destro, lì è un sinistro, Musella, la tiene, poi Bocchetti. Tagli Marco. Sesso cani sciolti d'Enrico. Cambia da questa parte. Controllo di Bocchetti. Pacciarelli. Con la paccia. Cerca il pallone di là. Perde il core, è difficile. Enrico chiude grasso. Rimessa per il centrocampista dello Zeemanlandia. Pallone per D'Alessandro. Il controllo no, va direttamente col destro. Fiorentino va con le mani, cerca Ciccio Como che si inserisce, ancora rimessa per lo Zeemanlandia, Fiorentino, bravo Enrico a conquistare la rimessa, vediamo se si allunga la formazione in maglia nera, del core per Enrico, Fiorentino che va ad accorciare, le mani Fiorentino. Palla lunga, Ciccio Como. Rinvio di Musella, Cicchitto ben posizionato. Poi Enrico che viene incontro, colpo di testa per Marco Bifaro. Ancora Enrico, abbattuto, punizione. Chiama Carlo Cucco. Che schifo, che vecchia. Vediamo, vittoria Enrico col destro, due e mezzo in barriera perché il terzo è staccato. Muro. Si va con le mani di Fiorentino. Occhio a Ciccio Como. Colpo di testa. Bocchetti. Avanti. Paccia di testa. Enrico. Paccia. Grasso. Lunga. Il pallone per l'inserimento di Di Maro. Che va col destro. E trova il 2-1. Improvviso colpo di scena. Fiammata incredibile. Lancio di Bocchetti. E Di Maro non sbaglia. 2-1. Ciccio Como col destro alto. Occhio a Moio, palla per Cicchitto, in difficoltà lo Zeman. Un po' di errori ora, Bifaro prova a rimediare. Ringhia Bifaro, nasconde la sfera, conquista la rimessa. Viene battuto da Alessandro. Bifaro, 1-2. Ancora rimessa per lui. Salta del core. Fiorentino esce bene che grasso, occhio al break grasso, Enrico è scivolata, non molla nulla grasso, Di Maro 1-2 grasso, occhio alla difende, c'è che pallone dentro per Enrico, ancora largo Pacciarelli, intervento di Enrico, si deda Alessandro, scontro di piedi, Pacciarelli lotta, rimessa per lui. Daniel gioca, zitto e gioca! Zitto, zitto! Zitto e gioca! Grasso, lancio, deviazione, salta Bocchetti, Cicchitto allontana, trova però il piede di Enrico. Grande intervento di Pacciarelli. Praticamente quasi terminato il primo tempo. Siamo 2-1 per i cani sciotti. Grasso. Bocchetti. Cerca il tiro. Occhio a giro, Moio, vola! È volato Moio, una conclusione meravigliosa di Bocchetti, Paccia trova l'angolo del 3-1, Pacciarelli, Enrico d'esterno, fondo,
Marco. Grasso. Parte il lancio verso De Rico. Pennella De Rico. Il primo tempo che si conclude con il risultato di 3-1 per i cani sciolti. Comincia la ripresa, siamo 3-1 per la capolista. Sta cercando di vendicare il risultato di due settimane fa nella sconfitta di 3-2 contro lo Zeman. Molto più accorta tatticamente la formazione dei cani sciolti, soprattutto inquadrato bene Rico, non c'è più l'effetto sorpresa. Ma comunque l'1-0 l'ha firmato lui, ottima la reazione mentale che poteva far cadere nel tranello cani sciolti di rievocare qualche vecchio fantasma proprio della settimana, due settimane fa, con gol di Enrico, 1-0 uguale a oggi. Stavolta però gran ribaltone della formazione di Bonito. Ah, buona Danilo, ottima. Di Maro prova ad andare su Fiorentino, che prende il pallone, poi il Bifaro, tocco per Enrico, grande intervento di Grasso, poi col destro Bocchetti. Fiorentino, fatto respirare. C'è calcio di punizione. Parte Enrico con il destro, Musella male, poi sul tapin qualcuno ha salvato, forse Bocchetti. Bifaro, occhio al vento che si alza all'Avion. Colpo di testa di D'Alessandro, diventa un pallonetto. Allora Grasso, ottima la finta, poi però rischia un assist incredibile di Di Mara Pacciarelli, involontario. De Rico, parte il destro, Moio. Calcio d'angolo, parte il cross, non ancora, ora sì, era sotterra, è uno schema. Fuori. E poi parte il Wimbledon. Solo, prova. Poi? Sam von Brigio, l'avete visto? Cambia stile. Ah, ok. Gioca tu, stai zitto. Questo parla. Ecco, vedi. Ciccio Como, l'attocco centrale. Vittorio Enrico, la finta. Non c'è nulla. Musella direttamente in porta, traversa di Musella da casa sua, da Giuliano, incredibile. Ciccio Como, anche lui fa tanti gol dall'area di rigore, dalla sua area di rigore, come ha provato prima Musella. Intanto qua Cicchitto col braccio, occhio a Bonito, traversa. Ancora Di Maro che recupera su Fiorentino, che lo attacca alle spalle. Di Maro contro tre, Enrico mette il corpo, va giù, c'è punizione e c'è il giallo. Bifaro, Como, Cicchitto, larga, male, occhio perché lo Zeman lì dietro è un po' in debito. E allora Bonito, Falla girare, veloce, più veloce. Il lancio di Grasso, occhio a svirgola Cicchitto, Moio attento, Fiorentino. Bifaro prova ad andare, accelera, De Rico, Fiorentino, vada Enrico, tocco che passa, Bocchetti, diagonale chiusa, poi D'Alessandro, Como, un po' di spazio, c'è contatto. Occhio alla maledetta di Ciccio, Como, traversa, che bomba. C'è calcio di punizione ancora per lo Zeemanlandia. Vediamo, ci prova D'Alessandro, non è uno specialista. La palla era interessante dentro, poi la palla verso Di Maro che accelera le spalle di D'Alessandro. C'è calcio di punizione, una leggera spinta ma fallosa. Si gioca già, c'è Vittorio Enrico, il pallone verso Fiorentino, c'è Pacciarelli che si spoglia nel frattempo. Bifaro, controllo, va sul sinistro, parte un tiro cross. C'è stata una deviazione di cani sciolti, la rimessa è per D'Alessandro, c'è Bifaro che si muove fuori all'area di rigore. D'Alessandro ci mette 6 ore e 20. Ancora per lui la rimessa, vediamo.
Bifaro, controllo. Parte un destro. Calcio d'angolo. Vediamo un po'. Vai Enrico, occhio a Fiorentino sul secondo. Fuori aria, ora entra. È un pallone raso terra. L'aggancia ad Alessandro. Musella, colpo di testa di Fiorentino. La palla che arriva a Bifaro. Como, destro, Murato. Fiorentino, Ciccio Como, 1-2. Enrico. Non fa girare. Prova a far passare quel pallone. Ha battuto Como. Parte Ciccio Como, rete. 3-2. Ancora Como, ma ancora Musella non perfetto. I piedi. Occhio perché ora attacca Bifaro. Bifaro dentro. Enrico tutto solo. Musella. Miracolo stavolta. Stavolta salva il risultato. E allora l'appoggio verso Bonito. La partita che incredibilmente prende pieghe clamorose col passare dei minuti. Vediamo del core. Palla che passa. Arriva Peppe. Comunque da lontano, eh. Como dentro, deviazione, calcio d'angolo. C'è. Dai. Occhio a Como. Palla raso terra, passa, arriva da Alessandro. Murato soffre la formazione dei cani sciolti. Si è invertita la tendenza del match. Vediamo. Enrico da Alessandro, parte un cross. Mamusella. Parte il lancio. Pascia. Sponda. Di Maro. Palleggio. Ancora Di Maro. Destro. Como. Occhio alla sterzata. Enrico. Passa. C'è punizione. Per cosa? Per cosa? Per questi falli non chiamati del giallo. Si c'entra il VAR. Vediamo Enrico. Col destro. Prova lui. Musella rete, 3-3, Zemallandia. Si riapre il match, 3-3, c'è punizione. Vediamo, ancora Enrico. Punizione da metà campo. Parte il destro, largo di nulla. Ok, pallone per Grasso, Como è pressione. Musella calcio d'angolo, ma ora ci sono dei pasticci difensivi a ripetizione. I cani sciolti sono molto in difficoltà. Parte un cross molto forte. Grasso va a mettere il pallone in calcio d'angolo. Con il pallone Enrico qui. Como dentro, Bifaro, colpo di testa, rimane lì. Poi del core, cerca il pallone largo. Di Maro l'aggancia, ancora per Bocchetti. Fiorentino diventa un tiro. Parte il lancio di Musella. Colpo di testa di D'Alessandro. Rimessa cani sciolti in avanti. Bonito dentro, Cicchitto contro Bocchetti. Vince il duello. E allora si va con le mani. Già battuta Enrico, non passa Bocchetti. Vento falloso di Fiorentino. Bocchetti, palla che scende. Moio dal fondo, 3-3 il parziale all'Avion. Siamo ben oltre la metà del secondo tempo. Fiorentino sbaglia l'appoggio. Bonito, la finta, destro, rete. In buca d'angolo, Checco Bonito, 4-3, vantaggio cani sciolti. Guaio ad aiutare, siete persone intelligenti. Prova Enrico. Col destro. Musella. È volato. Musella. Grandissima parata. La manona. Un volo incredibile. Enrico. Parte direttamente una bomba. Calma. Tieni questa palla. Di Maro. Accelera. C'è fallo. Così. Va ancora Bocchetti col destro. Palla che scende. Moio D'Alessandro,
Farlo respirare, non farlo palla respirare, di sinistro, dai. Cercare Ciccio Como di testa, Fiorentino, poggio ancora a Como, una palla impossibile. Dovrebbero mancare 7 minuti o meno. Lo fa girare Enrico, palla d'Enrico. Sterza, dentro, Moio, sbaglia, poi la tiene. Buona. Girala, 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 calmo, arriva, arriva. Occhio al pallone largo. Tutto sfocato, non vedo. Bonito, passa dentro, non si vede niente. Anticipa. Bravo. Provala. Si vede niente. Oh no. Moio. Attenzione perché Fiorentina ha un crampo, è perché lui ha 57 anni. Crampi per Fiorentino allora. Del cuore. Mette giù, allunga. Occhio! Errore, rete! Di Maro forse questa volta fa calare il sipario. 5-3. Enrico. Prova lui. Alto. Musella. Sul fondo avversario. Cicchitto. Lancio, Enrico col petto. Arriva, arriva. Bocchetti, chiuso. E allora, del cuore. Bocchetti, viaggia. Del cuore. Intervento durissimo con Fiorentino. Poi da Alessandro gli scaraventa il pallone addosso. Fiorentino, grande protezione di palla. Sciabolata di Bifaro dentro l'aria. Musella forse a smanacciare. E allora Bocchetti controlla, prova ad andare, ancora Bocchetti fermato con un fallo. Andiamo. Del cuore, prova la gran botta. C'è il lancio di Bifaro dentro l'area di rigore, saltano un po' tutti, Musella controlla, vediamo un po', il calcio d'angolo, non è fondo. Fiorentino, morbida, saltapaccia. Poi mette il piede Bocchetti, parte il branco dei cani sciolti, arriva la fitta, destro, rete, D'Enrico, D'Enrico, 6-3. Dai, 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 non è finita! Prova Como col destro, Musella calcio d'angolo. Abbandonato il campo Gianni Fiorentino, non ne ha più, anche un po' nervoso, Rabona, colpo di testa. Si coordina Enrico. Lancio di Musella, tutto solo, colpo di testa di D'Enrico. Moio, controllo rinvio D'Alessandro, passa non abbastanza, D'Enrico recupera. Sulla tua, sulla tua. Cosa ha fatto? Ma che fai? Finisce così, 6-3, torna la vittoria alla capolista. Arriva a no, no, siamo pronti, no. Senti, vittoria importante perché contro un avversario che vi aveva dato solo la sconfitta stagionale. Eravate partiti tra l'altro con 1-0, gol di Vittorio Enrico, sembrava un po' il replay della partita di 2 settimane fa. Cosa è cambiato? Tatticamente vi ho visto più attenti nel primo tempo, poi però a un certo punto blackout, 3-1, 3-3, avete rischiato, li avete portato a casa con un 6-3 molto importante. Questi cani sciolti ora riprendono la marcia verso il titolo, ma cosa è cambiato oggi? Allora, c'è stata sicuramente più intensità, più pressing, abbiamo marcato meglio le singole marcature, poi i soliti gol su punizione che anche la partita scorsa ci hanno tagliato le gambe, errori individuali che non devono accadere, però stiamo continuando, proseguendo, abbiamo vinto anche questa partita e ora proviamo a vincere tutte per vincere nuovamente il titolo. Il Peñarol avrà un impegno molto difficile contro la Samp, mentre vuoi dire qualcosa di questo avversario, questo Zeman, secondo te potrà riuscire a entrare nelle prime posizioni per la Champions? Certo, certo, ci sta mettendo in difficoltà in tutte e due le partite, la squadra che gioca bene, e l'unica pecca è un po' la condizione atletica, però quella si può. Allora, complimenti D'Enrico, complimenti cani sciolti e ci vediamo venerdì prossimo, non lo so, sì, ancora si gioca ancora, sì, prima di Natale, bravo. Grazie.